Ciao a tutti, sono Cristian Bruni e sono qui con il desiderio di trasmettervi tutte le emozioni possibili che questo strumento musicale, ovvero la batteria, può regalare. Allora, com'è nata questa idea di iniziare a fare anch'io questi video didattici? Il motivo è semplice, innanzitutto perché tanti miei allievi mi hanno chiesto: ma Cristian, quando inizi a fare anche te un video, visto che tutti lo fanno? Poi, cosa è successo? A gennaio ho organizzato una clinic con il grandissimo Corrado Bertonazzi. Avete presente il batterista, quello che fa "Hola amigo!" Allora, finita la clinic con Dado, la mia proposta è stata: visto che hai pubblicato da pochissimo il tuo metodo, prendere spunto da determinati esercizi del tuo metodo per poi svilupparli a modo mio attraverso questi video didattici. Il suo metodo è questo qui, dove andremo appunto a prendere spunto i vari esercizi. È un metodo che ve lo consiglio sia per chi magari è partito da pochissimo a suonare la batteria, chi magari invece ha già iniziato lo strumento e vuole perfezionare determinati argomenti, ma anche per chi come me insegna e vuole appunto avere un'ulteriore guida per l'insegnamento. Detto questo, io direi di iniziare con gli esercizi. Allora, come vedete, oggi tratterò proprio il discorso, come vedete anche dal titolo stesso, le pause di ottavi, ovvero una serie di combinazioni aventi sia ottavi ma anche pause di ottavi, ed è molto interessante come andremo adesso a sviluppare il tutto. Allora, se volessi applicare, diciamo, la prima figura ritmica sul rullante, sarebbe semplicemente questo. Ma la cosa interessante è il fatto che io posso inserire dei colpi di cassa all'interno delle pause. Ma se volessi sviluppare il tutto sul drum set, come potrebbe diventare? Allora, per esempio, la cosa più classica che potremmo fare è fare lo spostamento, lo sviluppo sul drum set in senso orario. Il passaggio successivo invece sarà in senso antiorario, quindi partiamo sempre dal rullante e continuiamo non dal tom ma dal timpano. Ora invece mettiamo assieme le due parti, orario, antiorario. Allora, quello che andremo a fare adesso è l'inserimento degli accenti, ovvero delle note che andiamo a suonare più forte. Quindi la cosa diventa molto più interessante rispetto ad adesso, che abbiamo portato la dinamica tutto allo stesso livello, quindi flat.
Con l'inserimento degli accenti invece possiamo creare musicalità. Se riprendiamo quindi la nostra frase ritmica senza per adesso l'inserimento della cassa, ma con l'aggiunta degli accenti, avremo questa cosa qui. Chiaramente possiamo adesso aggiungere anche la cassa. Come avrete notato, le difficoltà sono molteplici, nel senso che oltre alla coordinazione tra mani e piedi c'è anche il discorso, il fattore appunto della Müller Technique, ovvero quella che ci permette di fare gli accenti non accenti. Vedremo adesso invece lo sviluppo del tutto sul drum set, ovvero andrò a sviluppare gli accenti di destra sul timpano, gli accenti di sinistra invece sul tom 1, mentre le ghost notes le facciamo sempre esclusivamente sul rullante. Quindi quello che andrò a fare è praticamente l'orchestrazione della frase ritmica sul set, in questo modo. Ora lo step finale sarebbe quello di unire un groove a un passaggio con gli accenti, come abbiamo appena visto, sviluppato sul set. Spero che con il nostro primo incontro di oggi vi sia stato tutto utile e di approfondimento. Se avete domande scrivetemi qua sui commenti. Ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti. Ciao.